In questa situazione di precariato ogni anno arriviamo a settembre senza sapere quale sarà effettivamente il nostro destino. Quest'anno in particolare, che doveva essere l'anno rivoluzionario, tutti gli insegnanti, il 14 in cattedra urlava Azzolina, in realtà si aprirà con molti meno docenti degli anni passati in cattedra. È la rabbia degli insegnanti precari di Arezzo a scoppiare a poche ore dal suono della prima campanella. Qui infatti sono state annullate tutte le graduatorie dei docenti precari, ad eccezione di quella del sostegno e poche altre classi di concorso. Le GPS sono state una grandissima confusione, ci sono tantissimi errori nei punteggi, quindi persone che entreranno in cattedra con punteggi sbagliati e inoltre modalità di convocazione per delega che non hanno permesso di scegliere. C'è stato poi l'annullamento delle graduatorie per materia, almeno qui a Arezzo, non quelle per il sostegno, per cui ora si passerà ad una convocazione in presenza e comunque passeranno dei giorni. Un problema che inevitabilmente si riverserà anche in classe. È stato fatto tutto in fretta, tutto così detta la retina alla Carlona, perché non si fanno il rinnovo delle graduatorie il 23 di luglio con scadenza il 7 d'agosto e pretendere che ci siano delle graduatorie ripulite da errori per i primi di settembre. I docenti adesso dovranno così essere riconvocati e per giorni molte cattedre resteranno scoperte. Noi chiediamo innanzitutto l'annullamento delle convocazioni di attuali graduatorie di GPS, perché è stata una convocazione che non ha rispettato i diritti dei lavoratori, e chiediamo che vengano riconvocati tutti i docenti precari in presenza per garantire un'apertura delle scuole che adesso non viene assolutamente garantita.